chiudiamo questo discorso sulla regolazione della portata. Stavo dicendo, quindi con questo metodo della laminazione otteniamo il risultato di ridurre la portata massica per effetto della riduzione della densità del fluido, però abbiamo detto questo comporta anche un effetto indesiderato, un secondario ma anche indesiderato, ovvero una certa riduzione del delta H isentropico e quindi del lavoro utile che raccoglieremo e quindi del rendimento limite dell'impianto. Però poi c'è anche da considerare che ok, noi abbiamo agito sulla pressione per ridurre la densità, però come effetto globale, lasciando invariate le aree di attraversamento, cioè la macchina è quella, non è che ci mettiamo a farle piccole, ha una riduzione di portata, di fatto si accompagna anche in tutti gli stadi, qui sono tutti quegli stadi di cui abbiamo parlato fino a poco tempo fa, le velocità, per esempio le velocità assolute di ingresso ai rotori, sicuramente risentono della minore portata in ingresso e quindi cambiano, diciamo, la C con 1, diciamo, cambia nel senso che diminuisce, insomma, diciamo, dopo la regolazione rispetto ai valori nominali. Le U chiaramente invece non cambieranno perché non cambia né la velocità di rotazione né le dimensioni, né la geometria della macchina e quindi le U sicuramente non cambia. Che succede? Cambia il rapporto U su C con 1, di cui abbiamo fino a poco tempo fa parlato, abbiamo detto l'importanza di questo rapporto. Cioè il progettista non è che può scegliere n soluzioni, lui conosce i dati di input del suo progetto e disegna la macchina per esempio affinché U su C con 1 sia uguale a un certo numero magico, non so, uno stadio d'azione coseno di alfa 1 mezzi, un stadio con R uguale 0,5 coseno di alfa 1, ok? E quindi nel momento in cui qualcuno va ad alterare questo rapporto, perché per esempio U rimane costante e C con 1 cambia, il funzionamento della macchina si discosta, comincia a discostarsi dalle condizioni di massimo rendimento. Quindi quello che succede sicuramente è che c'è questo secondo effetto indotto. Noi abbiamo regolato la portata, ma abbiamo detto questo tipo di regolazione comporta una riduzione di questo delta H, per il motivo che abbiamo detto prima, ma anche una riduzione del rendimento proprio interno, il rendimento di espansione della, quindi quello che non c'entra con la termodinamica, quello che c'entra con le modalità di funzionamento della macchina stessa, per il motivo che appunto abbiamo detto la macchina tende ad allontanarsi dalle condizioni di massimo rendimento, non riesce più a rispettarle e quindi il rendimento diminuisce. Quindi ci sono due motivi, quindi una diminuzione del rendimento limite e una riduzione del rendimento termodinamico, scusate, del rendimento isentropico della questo termodinamico e quest'altro, diciamo, isentropico, caratteristica peculiare della macchina, che messa insieme, insomma, il rendimento globale sarà il prodotto di questi e quindi, diciamo, quindi dicevo il le prestazioni in termini di rendimento della macchina tramite questa regolazione per laminazione vanno a peggiorare per due motivi, perché comportano
un abbassamento tanto del rendimento di natura termodinamica, chiamiamola così, il rendimento limite, quello che dipende dalle condizioni monte e valle del nostro ciclo, e anche dal rendimento isentropico della macchina, che dipende dal modo di funzionare della macchina stessa, e quindi diciamo quello che chiamiamo rendimento interno della macchina, ma che diciamo, contribuisce chiaramente al rendimento globale della trasformazione energia primaria a lavoro utile. Quindi questo risultato finale, nel momento in cui io vado ad agire su quella valvola di laminazione, peggiora in maniera sensibile, perché calano contemporaneamente entrambi questi due fattori nell'espressione del rendimento globale dell'impianto. Ok? Diciamo quindi che questo tipo, in base a questo possiamo concludere che questo tipo di regolazione, così come l'abbiamo vista, da sola, non associata ad altri interventi, non si attua quasi mai, salvo che appunto non si parli di una piccola turbina a vapore, di piccola potenza, dove diciamo cadute di rendimento sono più tollerate. Nelle grandi centrali questo tipo di regolazione o non si fa, oppure se si fa lo si fa in associazione con un altro tipo di intervento che adesso andiamo a descrivere. Allora, per trovare un sistema appunto meno dissipativo, diciamo l'idea è quella di, fra questi tre termini che compongono l'espressione della portata massica, è quella di intervenire sulle aree sull'area della sezione di passaggio lasciata libera per appunto il passaggio del vapore. In che modo? Normalmente, quindi se vedete appunto, immaginate questo come ve l'ho disegnato, diciamo, sembra appunto una girante di uno stadio di turbina assiale, e quindi diciamo immaginate immediatamente prima di questo come rappresentazione potremmo pure lasciare questa, prima del rotore cosa c'è? C'è lo statore, okay. E normalmente appunto le cose sono organizzate in questo modo, cioè sui condotti fissi, sulla superficie dello statore, in pratica il vapore viene inviato questo operatore, però diciamo viene controllato l'efflusso del vapore che va sulle pale statoriche, viene controllato da alcune valvole di controllo. È chiaro che
vedete appunto le pale statoliche sono imbullonate nella cassa, facciamo finta che questa sia la cassa, una semicassa, l'altra semicassa, e qui ci sono le imbullonate e le pale statoliche. Okay. Questo è il tamburo del rotore, e sul rotore ci sono altre pale tipo queste che in senso assiale praticamente seguono queste statoliche. Questo è un tipico modo di costruire, quindi con la costruzione cosiddetta a tamburo. Ok, il vapore che giunge per esempio al primo statore, qui come dal generatore di vapore, il vapore entra in turbina e incontra come primo elemento, sicuramente incontra uno statore, lo statore del primo stato. Normalmente sulle tubazioni che portano il vapore dal generatore all'ingresso della turbina, chiaramente si dispongono delle valvole, non di laminazione, valvole proprio di strozzamento, cioè valvole che on-off, che chiudono o aprono dei condotti, in modo tale, per esempio, da ostruire proprio questa sezione di passaggio per il vapore. Chiaramente non è che ci sarà, avete presente, adesso abbiamo spento, ci impiegherei un po' di tempo, però avete presente l'immagine con tutta quella fila di palette che rappresenta uno statore, per esempio, o anche il rotore successivamente, il concetto è simile. È chiaro, non ci sarà una valvola per ogni coppia di pale, ok? Perché sono tante coppie, no? Quindi tanti condotti, non ci sarà una valvola che comanda il flusso per ogni condotto statorico, ma per esempio ci sarà una valvola che raggruppa, che so, il flusso fra tre, non lo so il numero, fra tre, quattro condotti vicini, in modo tale che se io la chiudo a monte, il fluido dello statore, invece di andare sui 360 gradi della cassa, okay, andrà per esempio su 320 gradi, e 40 gradi appunto risultano ostruiti, ok? E dopodiché passerà al rotore. È chiaro che tutti gli stadi, il rotore successivo, tutti gli stadi che vengono a valle di questo primo stadio dove io ho ostruito il passaggio a una porzione di vapore, vedranno che questa portata che passava quando qui la valvola era aperta, quindi il vapore passava su tutti e 360 gradi, era appunto un numero preciso che derivava dal prodotto di questi tre fattori. Nel momento in cui io riduco questo, tutti gli stadi successivi, che non hanno più questo schermo, questa ostruzione, funzioneranno normalmente, però vedranno arrivare un po' meno portata. Ok? Mi trovate? E questa regolazione si chiama appunto regolazione per parzializzazione. Quella di prima era per laminazione, per quella trasformazione isentalpica conosciuta in termodinamica col nome di laminazione. Laminazione termodinamica, non facciamo confusione con il metodo di elaborazione che si studia in tecnologia. Questo si chiama di parzializzazione perché appunto consente un accesso parziale agli stadi successivi al primo al quale viene effettuata. E chiaramente, quindi, dicevo, in generale io posso chiudere una valvola che mi chiude per esempio uno spicchio di 30-40 gradi, ne posso chiudere due e quindi parzializzo fino a 60-80 gradi,
90, 180, insomma a seconda di come voglio ridurre la potenza e quindi la portata, posso chiudere più spicchi alla volta della mia torta, diciamo, ok? Parzializzo sempre di più l'ingresso. In questo modo appunto ottengo la riduzione desiderata della portata di lavoro, effettivamente di fluido di lavoro, e quindi posso realizzare la desiderata riduzione della potenza. Quando riesco a fare questa cosa, chiaramente questo sistema è un po' meno dissipativo rispetto al primo, perché con questo sistema, diciamo, io non vado minimamente ad alterare il delta H, quindi dal punto di vista termodinamico non cambio niente, sto cambiando soltanto le modalità di funzionamento della macchina. Perché? Perché analogamente a quello che succedeva, anche l'abbiamo descritto un attimo fa nel caso precedente, è chiaro, ancora di più, credo sia evidente in questo caso, nel momento in cui si riduce la portata complessivamente che arriva al rotore che segue questo statore, allo statore dello stadio immediatamente successivo a questo, a tutti gli altri praticamente, tutti gli stadi a valle di questo, questi stadi vedono arrivare una portata più piccola, dove le sezioni di attraversamento evidentemente sono rimaste quelle nominali, delle condizioni nominali di funzionamento, quindi ancora una volta questa portata minore sarà caratterizzata da valori minori delle velocità assolute di attraversamento, e quindi nuovamente questo rapporto U/C con 1 andrà ad allontanarsi dal valore ottimo che il progettista aveva preso in considerazione per il disegno delle pale rotoriche di quel, in funzione del grado di reazione, aveva calcolato il suo U/C con 1 ottimale per quegli stadi, ma era ottimale perché lui sapeva che sarebbe dovuto passare quella portata, ok? Nel momento in cui quella portata cambia C con 1, cambia U/C con 1, le condizioni non sono più ottimali, okay? E quindi il rendimento di espansione della turbina di ogni stadio, e quindi facendo il prodotto di tutti questi, alla fine il rendimento complessivo di espansione della turbina cala sicuramente, perché ogni stadio non lavora più utilizzando quel rapporto con uno ottimale, ok? Però a differenza del caso della laminazione, questa è l'unica penalizzazione. Con la laminazione abbiamo visto che ce n'erano due di penalizzazioni, una di natura più termodinamica e una di natura più fluido dinamica. Con la parzializzazione c'è solo quest'altra, e di fatto questo sistema è molto più usato proprio perché produce una caduta di rendimento complessivo della conversione energetica globale, una minore caduta appunto di rendimento della conversione energetica, e quindi è più utilizzata. Come vi dicevo prima, al limite, cioè grossi impianti, è anche diffuso ad operarli insieme questi due. Perché? Perché chiaramente la parzializzazione è discontinua, cioè quello che vi dicevo prima, io qui non è che posso mettere 50 valvole e regolare passo passo la portata, ne metterò un certo numero, e quindi potrò passare da una parzializzazione di 22 gradi e mezzo a una di 45 gradi, a una di 90 gradi e via discorrendo. Se mi serve una parzializzazione di 18 gradi non la posso fare, non so se rendo l'idea, e quindi ecco che fra un settore e un altro, questo si chiama funzionamento a punti valvola nel gergo degli impiantisti, cioè io posso chiudere una valvola, due valvole, tre, quattro, eccetera, se indovino
tramite la chiusura di 1, 2, 3, 4 valvole indovino la portata e quindi la potenza che in quel momento mi sta richiedendo l'utente, bene, attuo questa regolazione e basta. E va bene così perché appunto ho ridotto di poco il rendimento globale. Si dice che sto lavorando ai punti valvola, ma se a me, se, diciamo, l'utente mi fa una richiesta di potenza che se ne frega delle mie valvole, non so se rendo l'idea, cioè potrebbe chiedere un valore intermedio a quello corrispondente alla portata che si ottiene chiudendo due, nel senso che io chiudo una valvola e non mi basta, ho ancora un eccesso di potenza, ne chiudo due e ho un difetto di potenza, perché la potenza che in quel momento mi sta chiedendo l'utente è a metà fra quella che ottengo mediante la chiusura di una valvola o di due valvole, non so se rendo l'idea, però io mi devo adeguare. E allora che cosa faccio? Abbino questo sistema a quello della laminazione di prima, cioè per esempio chiudo una valvola e poi lamino per arrivare esattamente al valore di potenza richiesto, con il che l'effetto dissipativo della laminazione pesa poco, perché lo sto applicando soltanto a una porzione della portata che sto adoperando, e quindi diciamo del delta H che mi serve, e contemporaneamente diciamo riesco a fare una regolazione cosiddetta fine, diciamo con la laminazione io potrei teoricamente fare una regolazione fine, cioè quanto mi serve di regolazione tanto faccio. Con la parzializzazione da sola la regolazione sarebbe discontinua, ok? A salti. E quindi spesso troviamo i due sistemi abbinati, perché appunto abbinandoli ho il vantaggio della parzializzazione che mi consente di abbattere relativamente poco il rendimento globale della conversione, e però avrei il vantaggio della regolazione fine che la laminazione mi consente di fare. Ok? D'accordo? Chiaro? Dubbi? Ok, siamo in addirittura d'arrivo queste cose. Avendo parlato della parzializzazione, diciamo un'altra precisazione importante. Questa parzializzazione, che è importante come vi dicevo, molto usata, come dicevo, per regolare la potenza delle grosse macchine, non si può fare se lo stadio è uno stadio a reazione. Si può fare solo se questo primo stadio di cui stiamo parlando è uno stadio ad azione. Ok? Perché questo? Perché chiaramente non immaginate la situazione la prima volta, immaginate che questa macchina un po' apre, un po' chiude queste valvole, no? A seconda della richiesta di carico elettrico che l'utilizzatore effettua. Nel momento in cui appunto io faccio una variazione, quindi chiudo uno spicchio, per esempio mezza 180 gradi, e chiudo un gruppo di valvole in modo da parzializzare a 180 gradi il passaggio, che cosa succede? Che tra due aperture successive ci sarà del vapore che non passa lì attraverso questo statore e ristagna, diciamo, nello spazio fra lo statore e il rotore che lo segue, quello che si chiama anulus, ok?
se questo vapore ristagna nell'anus, resta lì, diciamo, si fa i fatti suoi, rimane tranquillo, se la pressione in quell'anus, diciamo, è la stessa di quella che c'è a valle del rotore, cioè se la pressione montevalle del rotore è la stessa, il vapore resta lì e crea pochi danni. Se a valle di quel rotore c'è una pressione minore, è chiaro che quella massa di vapore, come sente la pressione più bassa a valle, tende a portarvici, insomma, a scavalcare le pale e andare verso queste sezioni a più bassa pressione. E quindi comportando delle perdite notevoli, perdite fluidodinamiche. I macchinisti le chiamano perdite per sfrangiamento del vapore, vuol dire, una parola un po' così gergale, che sta a indicare appunto le perdite che si ottengono quando il vapore non viene guidato attraverso i condotti, ma se ne va, diciamo, negli interstizi, nei piccoli spazi che chiaramente devono esistere per forza fra statore e rotore, e produce delle perdite non trascurabili. Quindi la condizione necessaria per poter effettuare una regolazione tramite parzializzazione è che il rotore di questo stadio parzializzato sia un rotore che presenti pressione monte-valle uguali, bilanciate, ok? E come sappiamo, questo è proprio il modo di lavorare di quello che noi abbiamo chiamato stadio ad azione, ok? Che è caratterizzato proprio da questa circostanza di esaurire l'espansione dello statore ed avere una pressione montevalle del rotore uguale. Gli stadi a reazione viceversa prevedono una seconda espansione proprio all'interno del rotore, e quindi il delta P esistente fra monte e valle del rotore sarebbe, diciamo, incompatibile con questa parzializzazione dello statore del primo stadio. E quindi è chiaro che se io voglio applicare questa tecnica di regolazione della potenza, devo disporre in testa alla mia turbina come primo stadio, devo necessariamente, non per considerazioni di tipo convenienza, delta H, U, quello che sia, quello che abbiamo visto stamattina, ma semplicemente per rendere possibile questo tipo di regolazione, devo mettere come primo stadio uno stadio ad azione che sia parzializzabile. Se voi vedete le immagini, magari le vediamo domani, appunto è tipico di una grande turbina a vapore avere questo primo stadio ad azione, si chiama Curtis, ruota Curtis cosiddetto, caratterizzato appunto da un primo stadio parzializzabile. E l'ultima cosa che volevo dire, quindi da questo possiamo anche ricavare delle indicazioni su come si organizzano, il discorso che facevamo stamattina, gli stadi di una grande turbina a vapore, no? La risposta a quella domanda che facevamo stamattina, li faccio ad azione, a reazione, un po' e un po', diciamo che è chiaro che se voi consultate i cataloghi di grossi, ormai sono solo grossi, i costruttori di queste macchine, trovate tante soluzioni differenti, però diciamo in linea di massima, in linea di principio, una certa logica vede appunto questa soluzione mista, dove normalmente c'è almeno il primo stadio ad azione, che questa cosa presenta due vantaggi. Il primo, l'abbiamo appena detto, rende possibile la regolazione tramite parzializzazione, e questo è molto importante, quindi diciamo
è quasi una costante vedere questo primo stadio ad azione. Poi a questo si abbina anche il vantaggio tipico dello stadio ad azione, cioè di smaltire in quello stadio ad azione e smaltire anche un delta H abbastanza consistente, più consistente rispetto a uno stadio a reazione. Se a reazione scegliessimo proprio R uguale a 0,5, in questo primo stadio ad azione smaltiremmo il doppio a parità di velocità periferica U, come abbiamo visto in precedenza, a parità di U, e a parità di U dobbiamo ragionare evidentemente in una macchina così realizzata, a parità di U questo stadio ad azione iniziale consentirebbe di smaltire il delta H che sarebbe stato smaltito in due stadi a reazione con R uguale 0,5, okay? Che è un vantaggio indotto non trascurabile, perché significa che già da questo punto della macchina io incomincio, come era quella parola che adoperavo, a maneggiare vapore a pressioni e temperature considerevolmente più basse. Se qui stavo a 200 bar di pressione, uno stadio ad azione lo posso fare tranquillamente con un rapporto di espansione 1.5, ok? Il che significa che già dopo questo primo stadio il vapore che devo, virgolette, maneggiare avrà una pressione dell'ordine dei 130 rotti, invece di 200 già dopo un solo stadio avrò una pressione di circa 130 bar, e questa caduta in un unico stadio è un vantaggio per la logistica dell'impianto non proprio trascurabile. Dopodiché, diciamo, quindi primo stadio ad azione col, perché è parzializzabile, mi dà questo vantaggio ulteriore di smaltire un grosso salto rispetto a quello di un elemento a reazione. Dopodiché però, appunto, tipicamente gli, quasi praticamente tutti gli stadi che seguono, se è possibile, si faranno a reazione, perché abbiamo imparato che ogni singolo stadio a reazione ha, per i motivi che abbiamo descritto stamattina, quindi non per un solo motivo, nell'efflusso reale, nelle condizioni reali, quindi il rendimento di stadio reale dello stadio a reazione è significativamente più alto rispetto a quello reale di uno stadio ad azione. E questo aspetto è molto importante, come ben sapete, in un impianto, stiamo parlando di impianti di grande potenza, grande taglia, e quindi il avere alla fine una turbina con tutto un impianto, diciamo, vediamo il rendimento globale, rendimento 40% o 38%, per esempio, quei due punti si fanno sentire se le potenze in gioco sono elevate. E quindi, diciamo, se due punti li posso guadagnare facendo stadi a reazione, li facciamo gli stadi a reazione. Ripeto, il rovescio della medaglia è che ne dovrò fare di più rispetto a quelli che avrei potuto utilizzare se li avessi fatti ad azione. Quindi avrò una macchina più lunga, un albero più lungo, sollecitazioni, pesi e quant'altro, però, diciamo, faccio questo investimento iniziale, questa macchina più costosa inizialmente, e però poi mi ritorna perché avrò un rendimento della macchina più elevato. Quindi questo normalmente è un po' la logica che guida la scelta. Io ho parlato di uno stadio, il primo, ad azione, per i motivi. Qualche volta forse se ne possono fare anche due di stadi ad azione, appunto se prevale l'interesse ad avere al più presto possibile una brusca caduta della pressione. Due stadi ad azione mi consentono di avere, appunto, ancora in poco spazio una considerevole caduta di pressione, quindi i successivi stadi a reazione si troveranno a dover elaborare un vapore
come abbiamo detto, più maneggevole, okay? Perché ha pressioni e temperature notevolmente più ridotte. Insomma, grosso modo questa è la logica. Ultimo piccolo dettaglio, proprio veramente dettaglio, dicevo, la scelta della ruota Curtis, cioè quindi di questo elemento ad azione parzializzabile, quasi sempre nelle grandi turbine è fatta, non solo per questo motivo che abbiamo appena detto, perché chiaramente consente la regolazione tramite parzializzazione, ma addirittura se non devo regolare la potenza, in alcuni casi potrebbe essere utile avere una ruota parzializzata al primo stadio. Il discorso sarebbe un po' lungo, vediamo se riesco a sintetizzarvelo. Perché vi ricordate quello che abbiamo detto qualche lezione fa? Diciamo, l'altezza delle pale di questa turbina è chiaramente proporzionale alla portata di vapore che la macchina deve elaborare. E allora abbiamo detto che nel dimensionamento di queste macchine si procede a ritroso dall'ultimo stadio per capire qual è la portata massima smaltibile dalla turbina, si procede dall'ultimo stadio verso più, perché nell'ultimo stadio ho il minor volume specifico occupato, il maggior volume specifico occupato dal fluido, abbiamo detto circa 3 ordini di grandezza più grande rispetto a quello che ha il vapore quando entra nel primo stadio, e aumenta di circa 1000 volte quando sta nell'ultimo stadio prima del condensatore. E quindi vuol dire che di conseguenza le pale dell'ultimo stadio devono essere molto più grandi rispetto a quelle dei primi stadi. Chiaramente c'è un limite, ne abbiamo parlato la volta scorsa, c'è un limite all'altezza di queste pale, perché più sono alte più aumentano le sollecitazioni in termini di forza centrifuga sull'apice della pala, quindi in funzione di omega della velocità di rotazione ogni turbina ha un limite superiore all'altezza delle pale. Chiaramente questo problema riguarda appunto gli stadi dove devo fare le sezioni più grandi, cioè l'ultimo stadio, il penultimo stadio, dopodiché diminuisce il volume specifico perché aumenta la pressione e quindi le pale si vanno via via riducendo in dimensioni. A furia di fare questo calcolo a ritroso dalla pala più grande alla pala più piccola, potrebbe capitare, è chiaro che tutto dipende da quanta roba ci deve passare, quindi da questo valore iniziale, da questo M punto, potrebbe capitare in alcuni impianti non particolarmente giganteschi, che facendo questo calcolo a ritroso viene fuori che le palette del primo stadio dovrebbero essere alte meno di un centimetro, pochi millimetri, meno di un centimetro. Come c'è un limite superiore per l'altezza di queste pale, un limite dovuto a considerazioni di stress meccanico, problemi di natura meccanica, c'è anche un limite inferiore dovuto a problemi di natura fluidodinamica, nel senso che una paletta di 7-8 mm non riesce a guidare il fluido, il vapore, nel vano che si forma fra due pale limitrofe, d'accordo? E una perdita ulteriore, vi avevo accennato più volte nelle nostre chiacchierate, che oltre alle classiche perdite di carico, queste macchine sono caratterizzate da perdite cosiddette secondarie, che sono le perdite per urto, per incidenza e per sfrangiamento del vapore, ne abbiamo parlato prima. E un'altra perdita secondaria indotta si chiama perdita per scavalcamento della paletta, cioè se la paletta è molto corta, è molto bassa, un vapore a 200 bar come quello che arriva nel primo stadio
potrebbe andare a scavalcare la pala e infilarsi chiaramente, insomma ci sarà qualche millimetro di gioco fra il rotore e la cassa statorica, e quindi il vapore tende a, se con queste palette molto piccole, tenderebbe a scavalcarle inducendo ulteriori perdite fluidodinamiche che si sommano e si vanno a sovrapporre a tutte le altre, riducendone il rendimento complessivo. Qualcuno esperto di fluidodinamica chiaramente si è fatto due conti e ha visto che ottimizzando le cose potrebbe per esempio convenire fare delle pale un po' più alte. Pale più alte, qualcuno dice che sì, faccio la pala più alta, aumenta la sezione, aumenta la portata. Noi la portata l'abbiamo assegnata. No, faccio delle pale un po' più alte e la sezione non la faccio aumentare perché parzializzo l'ingresso. Cioè, anziché fare una ruota ad ammissione totale a 360 gradi con palette piccole piccole, faccio una ruota con pale un po' più alte, però con un'ammissione parziale, per esempio solo su 300 gradi, su 280 gradi, 270 gradi, non lo so. Ok? Quello che voglio dire. È chiaro che il tutto va misurato con grande attenzione, perché lo scavalcamento della paletta molto bassa comporta perdite, anche la parzializzazione comporta perdite. Il bravo ingegnere fluidodinamico è quello che valuta, dice dove perdo di più, dove perdo di meno, cosa mi conviene fare. Però diciamo, questa è un'altra opzione che appunto spinge le macchine di una certa taglia a presentare quasi sempre questa ruota cutis, questa ruota, questo elemento ad azione, almeno il primo stadio ad azione, perché appunto è parzializzabile. La parzializzazione mi serve, come vi dicevo, due volte: mi serve chiaramente per regolare la potenza, ma potrebbe anche servirmi per, mi consentirebbe anche di realizzare delle palette un po' più alte nel caso in cui l'ammissione a 360 gradi mi costringesse ad avere fissata la portata, ad avere delle palette più basse di un centimetro. Sotto i 10 mm si preferisce evitare di realizzare una cosa